Questa è la loggia dove affacciano le camere degli ospiti. Spunta dai tetti il campanile di San Pietro, in basso al chiostro dell'antico monastero. Ora da buona posizione è bene dare un'occhiata al campanile, un campanile quadrato che vedremo meglio poi. Ma da dove ci troviamo, zoomando, si scoprono anche le colombaie. Ora che siamo arrivati giù, possiamo vedere il portale del fianco sud della chiesa, è preceduto da una breve scalinata. Mentre il portale principale è completamente spoglio, sui piedritti di questo compaiono le statue di Pietro e Paolo. Come il campanile, vengono datati alla seconda metà dell'undicesimo secolo. Il tempo è splendido, abbiamo un po' di tempo per goderci il giardino. Il castello di Umbriano con la sua alta torre. Non ci manca il tempo per vedere con calma la parte absidale, affiancata dall'alto e robusto campanile che di sicuro ai tempi aveva anche uno scopo difensivo. Si compone di 4 livelli, presenta archetti ciechi e soprattutto materiale nobile di riutilizzo dalla precedente costruzione. Ecco che compaiono su questa facciata, insieme ai fori delle colombaie. Lasciamo l'hotel, una breve camminata nel bosco ci porta davanti alla facciata di San Pietro. Una semplice facciata a capanna con un grande oculo ed un portale completamente spoglio. In queste forme ci è pervenuta dai restauri quattrocenteschi. La prima abbazia benedettina era stata fondata nel 720 dal duca longobardo Faroaldo II su una preesistenza romana. Gravemente danneggiata dai saraceni nel IX secolo, venne poi ricostruita a partire dal 996 da Ottone III seguito da Enrico II con la collaborazione dell'abate Riutpardo. Entriamo in una chiesa a navata unica che ha una particolarità, sembra più lunga di quel che è perché va restringendosi verso l'abside. La meraviglia di questa chiesa è l'importante esteso ciclo pittorico della fine del XII secolo che compare sulle pareti. Gli affreschi racchiusi in cornice si distribuiscono in tre ordini, la lettura si fa dall'alto verso il basso. A sinistra il tema è solo l'Antico Testamento, a destra, nell'ordine superiore, prosegue l'Antico Testamento, ormai quasi scomparso. Nei due ordini inferiori è narrata la vita di Cristo. Comincio dalla parete di sinistra che, come giusto che sia, inizia con la Genesi. Il Signore è un uomo giovane, bianco vestito, senza barba, sta creando Adamo. E subito dopo la nascita di Eva dalla costola di Adamo. E poi Adamo, che su ordine del Signore dà il nome agli animali. Ma quando si scende nell'ordine inferiore, la scena meglio conservata e più bella è questa. Con un gesto energico ed impetuoso che gonfia la tunica, risponde Noè alla chiamata del Signore. Siamo appena alla fine del 1100, ma con lo stesso impeto che ci mette Noè, l'anonimo autore sta abbandonando la poetica bizantina. Con i suoi figli Noè costruisce l'arca. E poi Giuseppe Fratelli, l'incontro di Abramo con i tre angeli. Più deteriorata la parete di destra, dove il protagonista è Cristo. Mi limito alla partenza dei Magi, all'entrata in Gerusalemme ed all'ultima cena. La chiesa termina con tre absidi ed un transetto inglobato nel presbiterio, si da assumere una pianta a tau o a croce commissa. L'abside è coperta da sbiaditi affreschi. Nel catino Cristo in bandorla. Nell'intradosso dell'arco trionfale, la mano di Dio benedicente. Gli affreschi quattrocenteschi sono di eggi. Più sarcofagi sono esposti nel presbiterio. Nell'abside centrale è collocato un sarcofago d'età longobarda. Affrescate sono anche le absidi laterali. In questa, Madonna con bambino tra arcangeli ed il committente ginocchiato della metà del 300.
In quella opposta un cielo stellato sovrasta Maria tra due arcangeli e del 400. È ora di andare via dopo un'ultima occhiata. Stiamo andando a vedere.